Certi viaggi nascono da un desiderio, altri da un bisogno. Schio, capolinea ferroviario, ai piedi delle piccole Dolomiti. Io, un ragazzo come tanti. Tanti sogni, amici, musica, la mia Concordia. E poi la voglia di avventure, di scoprire luoghi lontani. Il mondo mi sembrava così grande. Tutta quella terra, tutto quel mare. Mio nonno non era mai uscito dalla provincia, eppure sapeva portarmi ovunque. A volte le cose cambiano, in un istante. Roberta! Cosa c'è? Cos'è successo? Peter! Che studia le mappe. Che torno alle 7:30, che poi ne parliamo. Sì. Sai, tesoro. Ok. Ciao. Non gliel'hai detto? Sì. Che ci vai da solo? No. Sara. Dai, dimmi dove vai. Allora, primo giorno, Matera, e vado subito a vedere i sassi. Già appena arrivato. Scendo giù per Ferrandina, gambe permettendo. Dai. Da Ferrandina piacerebbe andare a Cracow. Dicono che sia una città fantasma, bellissima. Poi, seguendo di qua, mi piacerebbe arrivare fino ad Aliano, sono 500 metri d'altezza, però... Salto Arcangelo. La Santa Arcangelo, giù di fiume. Quando scegli di andare in un posto, un motivo c'è. I miei amici non mi avevano mai visto partire da solo. Era quasi un segreto. L'avevo detto a pochi, forse perché non ero convinto neanch'io. Di solito si viaggia alla ricerca di qualcosa di diverso, nuovo, sconosciuto. Io no. Sarei partito per cercare qualcuno.